Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo di nuovo su Ride 2, stiamo per affrontare la gara a Monza. Proprio l'altra volta stavo dicendo che non sfruttiamo molto il circuito romagnolo. Milanese, volevo dire. Allora, a Monza, non lo so ragazzi, ci andiamo di Aprilia, però quella personalizzata da noi. Sì. Tanto sono uguali, voglio dire. Sì, sono uguali. Andiamo di Aprilia. In pista ci siamo, ragazzi. 4 cilindri a V, la Yamaha si sente. Anche questa moto deve essere molto stabile, visto come è partita. Ocio, vabbè. Minchia Bianco. Che rischio. Guardate, guardate su Biancucci. Scusi Bianco, non avevo intenzione di prenderle il di dietro. Tra l'altro anche senza controllo trazione tiene, però per sicurezza mettiamone un po' di più. Bianco, mi dispiace ma devo passare. La stabilità di questa moto. Se la giocano Aprilia e Kawasaki, eh? Non ho ancora provato la Ducati, però credo che già la Ducati sia meno stabile. Oh, attenzione! Tienila giù. Guardate il Bianco come ha agguerrito. Mamma mia, non sbanda un cazzo, raga. Pure questo è un piacere. Mettiamo su controllo trazione basso. Occhio che Biancucci si insinua. Stiamo facendo il vuoto, raga. Stiamo andando fortissimo insieme al Bianco. Vediamo il grado di piega di questa. Non possiamo capirlo da una chicane, ovviamente. 60 gradi. E non stavo perdendo l'anteriore, proprio 60 gradi puliti. Mamma mia, 60 gradi, raga. Questa piega di più della cava. Velocità di punta. Vediamo la velocità di punta sul rettilineo dei box. Tanto siamo già a 300. 60 di nuovo, sfiorati. Mamma mia, tutta di traverso. Inizia l'ultimo giro. Che divertimento, ragazzi. E 310 li fa. Frena. Non agilissima nei cambi di direzione, devo dire. Forse questo è il più grande difetto che possa avere una moto. Cioè, con controllo di trazione basso, la moto si comporta come l'MV Agusta. Scusate, come la Bimota.
però con controllo di trazione alto. Mamma mia, le differenze. Biancucci si è perso per strada. Ora Biancu, che fai? Vieni con me o ti stai dietro? Stai dietro, dai. Una bellezza questa moto, ragazzi. Anche per il sound è bellissimo. 61 gradi, 61 gradi, ma stavo perdendo l'anteriore, quindi può essere che ci siamo appoggiati un po' di più proprio a causa di questa perdita. Il fatto che resta è che finora questa è la moto che piega di più. Grande Aprilia, orgoglio italiano. Va bene, va bene, adesso vediamo la Yamaha, dobbiamo vedere la Yamaha e la Honda quanto piegano. Va bene, va bene, intanto vediamo la gara che ci aspetta. Così ci abbiamo Cazzuti e Sportiveggianti verso la fine di questo campionato. Va bene, abbiamo sbloccato un altro campionato. Ok. Dai, così. Abbiamo Nürburgring di nuovo e poi Imola. Va bene, va, va bene, va bene. Minchia, è caduto il cellulare. Il tonfo che avete sentito. Allora, Nürburgring, visto che non ha una velocità così elevata, ci andrei di Honda. Sì, Honda con i colori del mitico Colin Edwards, campione del mondo Superbike nel 2000. Si è impennata, cazzo. Si impenna, cazzo, si impenna. Un attimo. Mettiamo la seconda. Manco con la seconda. Cazzo, raga. Non è un buon segno questo. Soprattutto in questo circuito che ci sono molte ripartenze da fermo. Tipo questa dentro. Mamma mia. Come cacchio entro in curva, ragazzi? Scusate, c'ho fretta. No, errore stavolta perché ho pinzato troppo per fare questa curva. Frena un po' di meno, cioè piega un po' di meno questa. Un grado di meno rispetto alla Kawasaki, per esempio. Scusi Bianco. Moto pari, occhio. Prima, con tutto il fatto che stavo perdendo il davanti, ha frenato a 59 gradi. Cioè ha piegato a 59 gradi. Un po' troppo instabile. Rumore pulito, molto gradevole all'orecchio. Ora vediamo la staccata. Furiosa, direi. Cazzo, Bianco. Si è rinsinuato. Dietro abbiamo una Yamaha, anzi una Aprilia. Tre italiani davanti a tutti, attenzione. Scusi Zonka. Lo steso. No. Mamma mia. No, 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 no. È instabilissima la Honda, raga. No, cazzo, ho steso il Bianco. Scusi Bianco. Mettiamo controllo trazione su alto. Non mi piace, non mi piace tantissimo.
non piega tantissimo la gara, vedete anche voi, 59 gradi, mentre perdo l'anteriore perché adesso stavo un po' perdendo il davanti. Attenzione! E poi c'è questo difetto nella grafica che praticamente, se notate, il manubrio non è preso perfettamente dal pilota. È un po' troppo sotto praticamente. Difettuccio grafico. O meglio, è preso ma è troppo lungo. L'hanno fatto con le braccia troppo lunghe, cioè con le braccia troppo strette il pilota. E qua vado lungo. Riesco a recuperare. Attenzione. Ultimo giro. Sta iniziando proprio in questo momento. Attenzione. Larghissimo. (coughs) 57 gradi, guardate. Non piega tantissimo. Magari, come in altri casi, è solo una questione di assetto. Ma io non sto qui adesso un'ora a girare per trovare l'assetto giusto. Dobbiamo concludere la gara per andare su un'altra moto. Tra l'altro ci manca solo la Yamaha, che abbiamo già provato, tra l'altro. Non sarà magari la moto migliore la Yamaha, però è il nostro primo amore. Meglio, il mio primo amore, poi non so per altri se tifano, tra virgolette, per una marca in particolare. Diciamo la verità, io tifo Yamaha perché c'è Valentino Rossi. Però quando Valentino andò alla Ducati, a me la Ducati sta sui coglioni, raga, onestamente. Quando Valentino andava alla Ducati io tifavo per Valentino, ma avevo piacere quando un pilota Yamaha andava in testa. Dispiacque molto per Ben Spies, per esempio, che non riuscì a fare in MotoGP quello che fece in Superbike. Va bene, abbiamo concluso anche questa gara con questa moto cavallo imbizzarrito, eccezionale, incredibile. Leggenda Honda, vabbè, abbiamo fatto 50 gare con le Honda. Il prossimo circuito è Imola, ragazzi, e lì useremo la nostra Yamaha. Andiamo in Imola, Yamaha R1, connubio perfetto. Andiamo in pista. Occhio che pure la Yamaha non è che scherza come impennata, ma la Yamaha è la moto più potente tra le superbike, quindi è pure normale. Mi sa che ho steso qualcuno. No, però ha rischiato grosso. Biancuccia in testa. Vediamo la Yamaha quanto piega. 58 gradi. Mannaggia il controllo trazione. Ecco, la Yamaha ha un grande difetto: l'instabilità al posteriore in accelerazione. 60 gradi sfiorati. Piega più o meno come la Honda, a parte essere instabile a tal punto da farci cadere per terra. E dalle, li mortacci.
60 gradi. Guardate quanto è agile però. Bisogna mettere subito la seconda, che sennò se ne va per i fatti suoi. Dico in impennata. Che staccata la Yamaha, altro che la Suzuki comunque. C'è una staccata che fa paura. Aio! Che è successo, raga? Ah, tanto piega la moto che ho beccato con il gomito per terra. Stava praticamente stendendo. Primo giro è andato. Che cambi di direzione mi fa la Yamaha, mamma mia, la goduria, raga, la goduria. Dicevo, non sarà la moto migliore del lotto, però in quanto a divertimento di guida non invidia niente a nessuno. Dentro qui, perfetta stavolta sta curva. Anche se il controllo di trazione taglia via molta potenza, perché, vi ripeto, è la moto più potente e tende a fare questo, appunto, a imbizzarrirsi. Largo, però guardate come chiude. E tieni laggiù, sono in terza, dai. Attenzione. Stiamo per entrare nell'ultimo giro, raga. Ah, ma a quanto pare è vizio, allora. E se per esempio metto la seconda? Vabbè, dopo proviamo a tenere la seconda, ragazzi, perché lì la moto, dire che striscio con il casco per terra è poco. Cambi di direzione felini, come sempre, la nostra Yamaha. Ogni moto, ragazzi, c'ha il suo, la sua qualità migliore e la sua pecca anche. La Honda si inserisce in curva con una facilità disarmante, però è instabile. Soprattutto in accelerazione. La Yamaha, un po' come la Honda, è instabile in accelerazione, però anche lei ha un inserimento in curva, e anche oltre l'inserimento in curva il cambio di direzione. Siamo andati un pelo lunghi, e la frenata anche, non dimentichiamoci della frenata della Yamaha. Dentro. Biancucci a 8 secondi e mezzo di distacco. Lasciamo la seconda. No, è uguale. Proprio va di guanti e di spalla per terra. Va bene, va bene. Ok ragazzi, ultima gara di oggi. Facciamo Valle dei Vichinghi sotto la pioggia. Scegliamo la moto, che dite? Andiamo sempre di Yamaha? Non abbiamo più niente da provare. Sì, dai, andiamo sempre di Yamaha.
In pista, siamo ragazzi, Valle dei Vichinghi sotto il diluvio universale. Partiti. Mamma mia, come sbacchetta la Yamaha. Dentro sul bianco, però siamo andati un po' larghi. Aumentiamo ancora il traction control. Mamma mia, stavo per cadere. Si vede una mazza con questa pioggia oltretutto. Teniamola in strada, sta Yamaha. Dai, dai. Occhio a sto tratto che con la pioggia diventa ancora più pericoloso. Dai, è così. Ok, primo giro è andato in 1.52. Perfetto. Teniamo ferma la nostra Yamaha. No, non andava fatta così sta curva, scusate. Neanche così, vabbè, però ci accontentiamo. Andiamo di prima qui. Altro tornante, altra prima marcia. Bella, bella questa sequenza di curve, l'abbiamo fatta molto bene. Abbiamo un po' di vantaggio, 3 secondi e 2 sul bianco. Oh, attenzione! Cazzo! Già avevo rischiato con la prima grattata. Stavolta... ancora più male, ancora peggio. Vai di piedino per terra, forza. Mamma mia, al limite. 1.50 nel secondo giro, inizia l'ultimo. Ho dimenticato la prima qui, ragazzi, onestamente. Qua invece non posso dimenticarmela.
Oh, attenzione! Madonna, sono volato addirittura oltre il guardrail. Sta cazzo di impennata che ci ha fregato. Piega molto meno sul bagnato, avete notato 53 gradi, avete intravisto sicuramente. 56 il massimo. Cacchio, cioè caduta di netto proprio, raga. Stavo lasciando il freno, è caduta comunque. Dai, è così. Allora, ragazzi, l'episodio lo terminiamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio. Avremo Alster e Templi di Canto. Credo che già con quelli ci freghiamo l'intero capitolo. Un bacione, ciao.